regresso, figli della me. Cos'è questa roba? Lo squalo. Blue Shark. E io invece sono Ratchet. Mamma mia. Ragazzi, ennesimo video pezzo di rondo che nonostante pezzo di rondo. Nonostante tutte le polemiche ci siano, è uno sempre dei pochi, bravo. È uno dei pochi che sta portando qualcosa di nuovo e fatto bene. Cioè, copiato, ma fatto comunque bene. Ma sai che io a rondo me lo porterei a casa, poverino. Dici, ma perché? Sai quando tuo fratello crescerà, Barlo, ma io te lo dico, cresce, secondo me cresce, lascia. Almeno io la sua età è uno spadino. Posso dire una cosa però, è l'unico che si espone senza farsi sbattere il cazzo da tutti. Dice un botto di minchiate, perché per carità, la metà sono nemmeno neanche calcolabili, cioè, a volte twitta delle cose che sono oscene e in perora. Però almeno è l'unico è genuino, che se ne sbatte il cazzo. Forse è così genuino anche quando fa musica. Ma magari, prima roba dell'ultimo freestyle che ha spoilerato, non l'abbiamo visto perché aspettavamo la versione ufficiale, quindi speriamo che esca pro. O gliel'hanno bannato, non so. Era corona fake freestyle. Questo. Che a me sta roba è complottismo. A me Rondo ha ragione, è inutile che rompete il cazzo, ha ragione Rondo, non io ragione. Non lo posso dire perché sennò mi perché tu non ti esponi, però Rondo si espone, tu non ti puoi esporre, infatti, capito? Infatti Rondo è ministro degli esteri di Unicornia. Mannaggia il cazzo, che è senti, il nostro stato nel cuore. Andiamo a vederci il video, va? Allora Rondo fit Central Movie. Pensavo Central Park. Beh, ovviamente movie 4, 4, 8. Movie. È un film. Yo! Ah! Wow, fuma. Targa finta. Ma mi sa che sono, in Inghilterra, eh. Sono in Inghilterra? Wow, allora drill. Suave. Sono ancora qua, come luci della città. Nella città. Ora sono rich, mi sono dei jeans. Ah, è Rich. Scusa, lui è ricco, quindi adesso è jeans. Ora sono rich. Yo, bitch, I'm rich. Se parli male rintraccio l'indirizzo. Ehi, sono in casa tua, faccio GTA. Di quanta fotta. Musica sta stomaco vuoto. Tu sei Nobs. Vivo ancora nelle popolari. O mi vejo in casa del tuo papi. Ricordo al punto che rubiamo i quali. La tua homie di trotta a FaceTime. Però, digli qualcosa. Digli qualcosa. Sì, le rime sono degli altri, però le fa benissimo. Porca puttana, le incastra benissimo. Sono le rime degli altri, però le fa benissimo. Abbiamo sempre detto che ci possono essere gli interpreti. Ecco, collage. Lui è un collage. Ottimo interprete. Lui è un cazzo di ottimo interprete. Prende da caso cose, le mette. No, no, no. Prende una canzone. Ah, come ha chiusa questa barra? Ok, come ha chiusa questa barra? Prendo le stesse rime della chiusura di quella. Quello è quello. Senti che figata. È grazie al cazzo. Però esce bene. Ma che cazzo me ne frega? Cioè, sì, perché in mezzo c'è un po' di italiano che ti sembra roba. Sì, è bellissimo. Ma è una bomba, ha una fotta assurda. Eh sì, perché anche la fotta è quella degli altri. Diamo a Cesare quel che è di Cesare. No, il timbro. Il timbro che dice la pronuncia. È tutto preso. Però almeno ci mette ma l'energia. Se lo so, cioè, quanta gente abbiamo visto che cerca di farlo e non lo sa fare? No, 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 no. Copiando, facendo la stessa identica cosa di Rondo. Ecco, Rondo è quello che copia e prende comunque la sufficienza. Mentre gli altri sono quelli che copiano una messa di sgama. Allora, guarda, ti dico Rondo la verità. Sette. Parliamo chiaramente. Cioè, Rondo in questo momento è stra in hype. È stra in hype perché lo sa fare. Basta. Sì, sì. Cioè, non diciamoci che non ci piaccia personalmente o che non sia uno di quei discorsi da fare perché è uno che copia e noi siamo totalmente contro la sua cosa del copiare, però porca puttana lo fa, ma lo fa anche bene. Sì, sì, ma infatti è figo da sentire, basta, se lo senti così, basta, esatto. Non da ascoltare. Cosa devi ascoltare? Lo senti. Ma quindi sono i suoi clips di Londra quelli? Ancora. Tre ritornelli, raga, no. Con la tuta Pampers. Boh, il featuring è finito, cioè basta. Anche l'accento, senti che roba. Quanto mi piace l'accento inglese sul rap, cazzo. Sì, ma non mi piace il flow di sto tipo. Non mi ha dato il trasporto. È una merda il ritornello. Sembra Sfera. In più ne ha messi 3 o 4. 6. Invece la produzione è molto interessante.
Sì, perché c'erano un sacco di cose a me sui... Seguimi su Instagram. Sai cosa non mi è piaciuto? Il ritornello. La produzione mi è piaciuta molto. Mi piacciono poi i vocal cut, le varie cose inserite. Quel. Come trascina, a me è molto interessante. L'inglese, questa roba qua, mi piace dai Foreign Beggars. Quindi... No, inglese. No, dico, ti piace dall'americano. Cioè, no, mi piace il flow inglese. All'americano. Sì, appunto. Rispetto all'americano. Sì, volevo dire la stessa cosa. Dai Foreign Beggars, quindi tutta quella roba che viene dal rap sull'EDM, sulla drum and bass. Mi piace molto. E adesso che la stanno facendo sulla drill, è una roba che io, ovviamente. Secondo me perché è più scandito e più preciso rispetto all'americano, che ha tanti flow e tanti slang a seconda di dove vai. No, ma proprio anche come flow, cioè proprio come utilizzo del flow con la loro lingua, riescono a fare quell'incastro che a me piace esattamente proprio per quello, no? In questo caso, però, il tipo non mi ha fatto impazzire. First listen, quindi va bene. Certo. Però non mi ha fatto impazzire né come attitudine, né come timbro, né come flow. Il tipo. Ok, a me invece ricorda quella roba alla Foreign Beggars. A me ricorda quella roba alla Foreign Beggars. Quindi, comunque, di base, a me quel tipo di attitudine sul beat piace. Non capisco l'inglese, quindi, ragazzi, mi scrivete qua sotto la traduzione, sono ancora più contento. Ha detto che pippa ed è figo. Ma Rondo generale, il discorso che abbiamo fatto prima in generale. Questa canzone, però, ho sentito di meglio da Rondo. Ma intendi come roba che intendi come tutto. Secondo me è la roba che sta portando, invece, non è che abbia differenziato tanto. Stiamo a pensare che non c'è un testo, non c'è un'idea di base per cosa fare. Cioè, vuoi fare soltanto un pezzo che ti porti a fare successo. Il featuring, secondo me, questo è il compitino portato a casa. Non è brutto, quindi non è neanche bello. Non è neanche la canzone migliore. Ci abbiamo sentito roba molto meglio di Rondo, ovviamente. Sì. Però non è che dobbiamo ogni volta cercare, secondo me, la canzone migliore. Io però li voglio bene a Rondo e vorrei che mi facesse una canzone che dico: cazzo, bravo, questa me la metto quando mi alleno. Perché poverino, perché poi a me, quando tutti ce l'hanno con una persona, io poi mi incazzo. Sono d'accordo, cioè, con te. A me è iniziato, Rondo, ho iniziato a volergli bene, nonostante lui sia uno che non capisce bene cosa gli sta succedendo intorno, e quindi lui pensa che ce l'abbiano tutti contro con lui. Quando tutti gli vanno contro è perché forse c'è qualcosa. Esatto. O sei una anche merda solo totale la fotta, o anche solo la fotta. Se lo prendo io in giro Rondo, va bene, perché io lo prendo in giro per dirgli, per fargli capire cosa secondo uno più grande dovrebbe, certo, per poi essere intoccabile, capito? Poi glielo dici senza nemmeno cercare di guadagnare sulla sua pelle, glielo stai dicendo come ascoltatore. Se io dico a Rondo non fare così, così e così, perché è ridicolo e poi ti pigliano per il culo, dico come un consiglio, che poi io lo dico anche prendendolo per il culo, ma perché sono più grande e giustamente prendo per il culo i più piccoli, sennò che cazzo divento grande, certo, a fare? Quando ero piccolo io comandavano i grandi, adesso sono grande io, comandano i piccoli. Poi mica a parte la dittatura, la storia della mia vita. Io lo prendo in giro, ma perché li voglio bene? Io lo vorrei coccolare un po' e dire: ma perché sei così minchia, ma perché c'ha tanto da dare? E invece è convinto che a fare ste minchiate qua va bene. No, cazzo. Lasciamolo convinto ancora per un po'. Intanto che riesca a prendersi quel pubblico che in questo momento non si identifica. Che poi quando fa le cose fighe, quel pubblico dice: no, a me piacevano le merdate. Quello è il problema. Non è un problema, perché tu guadagni su qualcosa che in questo momento ha un buco. C'è una richiesta che non viene colmata da niente, perché tutto quello che era colmato da questo tipo di richiesta era la DPG, che adesso ha fallito. Era Sfera Ebbasta, che si è messo a fare il pop. Fidget Spinner lì, come si chiama Fidget Spinner? Milano Ovest. Ma che cazzo sei, un casello? Era Milano Ovest, che adesso il fatto che abbiamo capito tutti quanti che non ha credibilità, non se ne incula nessuno. Quello che si sta prendendo quella fetta di mercato che ha richiesta è Rondo. Facciamo sì, ma fare... se devi fare il nuovo Shiva, no, Rondo, fai il Rondo e basta. Perlomeno questo è ma davvero stiamo parlando, stiamo cercando di confrontare. Shiva deve fare un'altra roba. Shiva è bravo a fare un'altra roba, non è bravo a fare questo. Questo è cazzo, è di cazzo Rondo suo. Questo è cazzo di Rondo, cioè lo vedi. Anche se non è cazzo suo, è anche cazzo se non è cazzo suo, è cazzo suo, perché c'ha la coda per farlo. Quindi il discorso è proprio quello: facciamogli fare questo finché può, e poi quando capisce, se lo capisce, che deve fare il passo, sicuramente arriva consapevole di quello che sta facendo. È un ragazzo, è giovane, dai, oh, ma parliamoci che è giovane. Ha il diritto veramente di sbagliare. Ha il diritto di sbagliare. Lui, non lui quell'altro che sbagliare. Era dentro nella scena da molto più tempo e sapeva come giravano le cose. Hai capito perché mi fa incazzare quello e non mi fa incazzare questo? Perché infatti questo... io non l'ho detto satiricamente, io l'ho detto Rondo
può sbagliare, altri non hanno il permesso. Questo è un anno e mezzo che sta in questa cosa, ma chi se ne può, minchia, gli sta avendo una fortuna che va a fanculo. Chiunque ci fortuna metterebbe la firma, giusta. Chiunque metterebbe la firma per fare quello che sta facendo lui nelle condizioni in cui la sta facendo lui. E in un anno in cui è difficilissimo fare musica, e lo sai bene, Barlo. Quell'altro che dice ho diritto di sbagliare, no? Perché tu sei nell'ambiente da quando ne avevi 14-15 anni. E hai voltato le spalle a quelli che ti hanno tirato su molto più bravi, più forti e con più street credibili di te, ma più credibilità musicale di te. E la quindi carta di sbagliare era quella, non più le altre. Vabbè, abbiamo parlato anche troppo, dai. Sì, raga, like, commenta e condividi. Questo è uno dei migliori video che abbiamo fatto, te lo giuro. Se vuoi questo video in tendenza, fatelo per Rondo. Io li voglio bene a Rondo, anche se è un po' scemo. Quello purtroppo è così, che gli devi fare. È la generazione. Grazie. Anche che sono ritardelli. Ciao! Ciao!